E amici di DJ Fox Radio Station, eccoci ancora qua con due artisti che non hanno bisogno di presentazioni, ma ve li presento. Sono i Martinelli, che hanno veramente fatto la storia della musica anni 80 e non solo, e tuttora si balla e si cantano queste canzoni. Qual è il segreto di questa rinascita, di questa voglia sempre di anni 80? Longevità dei pezzi, esatto. Dai. Facciamo parlare il compositore, visto che... Va benissimo. No, il segreto intendi perché questi pezzi rimangono per tanto tempo? Ma erano molto melodici, quindi le melodie sono quelle che restano di solito, sono quelle che si ricordano di più, si ricantano nella mente, per cui questo è il punto. Oggi la melodia è un po' in sottotono, si dà più spazio magari alle sonorità, di suoni, i mixaggi, la techno. Però questi pezzi ancora oggi vengono suonati, quindi poi abbiamo la bella voce di Simona Zanini che li ha colorati nella maniera giusta e quindi ha dato il sound. Io ho fatto la mia parte come musicista con le mie tastierone e questo era il nostro sound che è stato, insomma, ha fatto un pochino di scuola, diciamo, in quel periodo. Un pochino, direi che ha fatto tanta scuola e tuttora siamo lì a ammirare questo sound veramente. Che ricordi avete di Alberto? Allora, io Alberto l'ho frequentato molto poco negli anni Ottanta, conoscevo i suoi pezzi, i dischi mi piacevano perché avevano il tiro giusto, quindi aveva un buon team di produzione che lavorava. L'ho conosciuto di più negli ultimi 10-12 anni, insomma, perché ci siamo incontrati spesso, diversi incontri, e con lui ho parlato. E come ho detto anche agli altri, per me... la cosa che mi è rimasta più impressa di lui è quella innata simpatia che trasmetteva senza fare niente di speciale, perché non è che faceva battute, cose, era proprio lui così, ti lasciava molto sereno, si parlava molto cordialmente, quindi ho quel ricordo lì, la simpatia che ha trasmesso e che mi porto appunto nei ricordi. Era unico davvero e tuttora siamo qui a ricordarlo tutti insieme perché è veramente straordinario, una persona straordinaria e unica. Progetti per il futuro? Qualcosa? Allora, i progetti per il futuro sono soprattutto legati a una compilation Greatest Hits fatto dopo 40 anni, magari in corrispondenza con i 40 anni di Comanchero, dall'uscita di Comanchero, che potrebbe essere o un progetto di 15-16 brani con qualche inedito, oppure addirittura un doppio CD con tutta la compilation del passato e diverse nuove proposte. Non vedo l'ora di ascoltarlo, davvero siamo qua e noi di DJ Fox ci saremo comunque perché siete degli artisti meravigliosi che tuttora apprezziamo e apprezzano anche i giovani. Perché non dimentichiamolo che oggi i giovani ascoltano quella musica. Ma anche tu sei giovane, scusa. Ma insomma, io ho i miei 50, però quella musica... Però sei giovane. Grazie, dai. grazie mille. Volete fare un saluto agli ascoltatori di DJ Fox Radio Station? Ma certo, ciao a tutti gli amici di DJ Fox Radio Station. Ciao a tutti, a presto. Un abbraccio a tutti, lì nello studio.